Proviamo a discutere insieme di questo tema, la legge 180. A Modena siamo una, come associazione insieme a noi, noi crediamo molto che i contenuti, i principi di quella legge vadano ancora portati nella realtà, sviluppati, e quindi è importante oggi parlarne, che è il 40° anniversario della promulgazione della legge, e noi cerchiamo di capire anche le altre cose che si possono fare oltre a quello che dice la legge per far funzionare le cose secondo quello spirito. E ringrazio Pierpaolo Ascari, che oggi è venuto ad aiutarci a fare questa discussione. Ci chiedevamo come presentarlo e lui diceva: no, fai una cosa semplice, io qualcosa la dico. Pierpaolo è una persona che non lavora nel mondo dei servizi di salute mentale, è tangente a questo mondo, però è una persona che si interessa di questo tema per anche il suo valore civile, quindi è molto importante. Pierpaolo lavora, è un docente all'Università di Bologna, e quindi sarà lui a fare forse l'intervento che più ci aiuterà a vedere la questione, cosa ha significato quella legge, cosa stava succedendo nella società, vero Pierpaolo? Dico sì, bene? Sì, sì. Allora niente, lascio parlare lui che parla meglio di questo tema. Grazie ancora. Dunque, buonasera, io sono contentissimo di essere qua con voi a festeggiare il quarantennale del momento in cui l'Italia ebbe un coraggio e una civiltà che nessuno aveva ancora avuto al mondo. Credo che sia importante ricordarselo. E questo coraggio e questa civiltà, l'opinione che vi propongo di discutere è questa, cioè che l'epoca che ha prodotto la 180 sia un'epoca drammaticamente morta di parto, cioè che i valori forti, i valori civili della 180 erano animati da un ciclo di protagonismo sociale che andava proprio scemando nel momento esatto in cui usciva la legge. Per sostenere questa tesi, alla quale poi spero che voi reagiate anche in modo critico e molto critico se lo riterrete, faccio riferimento a un opuscolo che il Comune di Roma stampò nel 1982, si intitolava Manicomio perché, e in quell'opuscolo, nella parte finale di quell'opuscolo, Franca Ongaro diceva, a suo modo di vedere, quali erano le aspettative che avrebbero consentito, una volta realizzate, di attuare effettivamente la 180. La 180 è diventata legge 4 anni prima, suo marito Franco Basaglia è già morto da 2 anni. Le indicazioni che dà Franca Ongaro sono sostanzialmente 2. La prima, che chiudere il manicomio senza attrezzare e finanziare l'attrezzamento dei territori significa non distruggerli. Dice esplicitamente che chi chiude il manicomio senza fare nient'altro sta sabotando la legge. La seconda, che l'attrezzatura principale non sarà il modo di lavorare del settore, ma la qualità delle relazioni e del modo di stare insieme di tutti gli altri. Sono 2 aspettative notevoli, rese assolutamente plausibili da quello che si era prodotto nei 20 anni precedenti, ma drammaticamente anacronistiche nel bel mezzo degli anni 80. Dietro la 180, al di là del protagonismo indiscusso di Franco Basaglia, ci sono una serie di avvenimenti, a mio modo di vedere, molto significativi, che cercherò di riassumervi in modo sommario. Un ministro della salute della Repubblica Italiana, un socialista, nel 1965, nel corso di un convegno dell'Avis, si chiamava
Luigi Mariotti, definì il manicomio Lager germanico, cioè questa era l'altezza delle dichiarazioni istituzionali. I manicomi sono Lager germanici. Negli stessi mesi, proprio qui in Emilia Romagna, a Bologna, il consorzio delle province emiliano-romagnole, non so tecnicamente come si chiamava, organizzò il primo convegno di psichiatria sociale. Nel frattempo cominciavano ad uscire delle inchieste, una delle più gloriose fu quella di Angelo Del Boca, che non per niente è anche storico del colonialismo e credo che sarebbe interessante andarsene a rileggere oggi. Che cosa diceva lo storico del colonialismo italiano nelle sue inchieste sul manicomio? Negli stessi mesi un reparto del gruppo parlamentare del PC propone una legge di riforma, della legge alla quale si sta ancora attenendo la Repubblica Italiana, che è del 1904, quella che disciplinava l'utilizzo dei manicomi. Cioè, negli anni 60 l'Italia faceva con una legge dello Stato liberale che era andata benissimo allo Stato fascista. Nel 1970 la CGIL organizza il primo congresso, direi, nazionale di tutti i suoi iscritti che operano nel settore. Tutti questi elementi, ce ne sarebbero tanti altri, fu ristampato il libro di Mario Tobino, Le libere donne di Magliana, che stampato da Mondadori nel 63 ebbe un successo enorme, insomma sono tanti. Il paradigma indiziario di questa epoca è ampio, ma accontentiamoci di questo. Qual era la caratteristica comune di tutte queste trasformazioni o queste sensibilità che si stavano esprimendo? Che facevano riferimento esplicito alla psichiatria di settore, cioè al modello francese. La psichiatria di settore era quel modello in base al quale i servizi sul territorio venivano affiancati da una riforma dell'ospedale psichiatrico. Ecco che Basaglia e i basagliani si qualificano immediatamente con una proposta del tutto alternativa. Non esistono servizi funzionali sul territorio se non si distrugge il manicomio, perché la presenza stessa del manicomio assicura una sopravvivenza all'ideologia che l'ha fatto funzionare per, sono 160 anni quando ne parla Basaglia. Sappiamo che negli anni successivi, Basaglia è già a Gorizia mentre dice queste cose, negli anni successivi andrà a Trieste. Nel frattempo sono successe tutte quelle cose che di solito si elencano in riferimento agli anni 70, cioè lo statuto dei lavoratori, il diritto all'interruzione della gravidanza, il divorzio, la parità di diritti tra i coniugi e il sistema sanitario nazionale. Qualcuno comincia a sostenere che furono riforme mancate, sta di fatto che il tentativo di riformare in modo strutturale il paese ci fu, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, alla fine di questo ciclo glorioso arriva con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale la 180, però fate caso agli altri quarantennali che abbiamo appena commemorato, l'omicidio di Aldo Moro e l'omicidio di Giuseppe Impastato. L'omicidio di Giuseppe Impastato è stato L'omicidio di Giuseppe Impastato è stato voluto da Tano Badalamenti, che proprio in quei mesi stava strutturando il più grande circuito di narcotraffico che triangolava tra il Sud America, gli Stati Uniti e l'Europa attraverso l'Italia, con tutto quello che poi ha significato l'alluvione di eroina anche nel nostro paese, dal punto di vista dello sgretolamento sociale, della consunzione del legame sociale, della distruzione del legame sociale e delle rivendicazioni collettive.
L'omicidio di Moro interviene in una stagione terribile che penso si possa unanimemente considerare la stagione della strategia della tensione, innanzitutto, che in quei due anni lì, tra il 78 e l'80, in Italia fa 170 morti, compresi i morti alla stazione di Bologna. Anche questi 170 morti raccontano la storia di una compressione degli spazi di agibilità politica, di condivisione, di intervento e di protagonismo sociale, perché se c'è un morto ogni 3 o 4 giorni, tu sei obbligata ad attenerti a quel dibattito lì. Devi stabilire se hanno ragione le istituzioni, hanno ragione i terroristi, c'è paura. Sta di fatto che in coincidenza con questi processi, alle elezioni politiche del 1978, lo stesso anno della 180, c'è un crollo verticale del PC, perde il 4%, non era mai successo dal 1948, perde voti la Democrazia Cristiana, la Nuova Sinistra Unita, quella che avrei votato io, dove c'era dentro Democrazia Proletaria, eccetera, tanto per cambiare, non ha neanche un seggio. E gli unici a conquistare un po' di voti in quella tornata elettorale sono un partito esplicitamente, convintamente individualista, i radicali. Sono i radicali, liberali, libertari e liberisti. Perché nel frattempo l'Italia è saldamente incardinata nell'economia politica del blocco atlantico, dove lo stesso anno della 180 diventa primo ministro inglese Margaret Thatcher, 2 anni dopo diventa presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Cioè, capite che dal punto di vista nazionale e internazionale si sta producendo una cesura tra due mondi. A volerne aggiungere un'altra, nel 1978, poi ciascuno ha la propria opinione, ma diventa Papa Karol Wojtyla, che al di là delle opinioni è unanimemente riconosciuto come colui che ha saputo adoperare i mezzi di comunicazione di massa, che a dirla peggio è colui che ha operato una spettacolarizzazione del pontificato. Ecco, la società dello spettacolo, per definizione del suo maggior teorico che è Guy Debord, è quella che tiene insieme le persone ma separate. Facciamo l'esempio del cinema. Se andiamo al cinema, siamo insieme, ma tra noi e quello che abbiamo di fianco c'è il film. Se quello di fianco ci dice "oh, sete", gli arriva un ceffone, perché noi stiamo seguendo il film. È quella la società dello spettacolo. Nel 1980 il Censis stabilisce che l'Italia è diventata un paese la cui mentalità è orientata ad un individualismo protetto. 1980, individualismo protetto, ditemi che cosa ha a che fare l'individualismo protetto con le due avvertenze che Franca Ongaro 2 anni dopo darà per un buon funzionamento della 180. Cioè, è in quel deserto lì che affaccia la 180. Negli 8 anni successivi, a fronte di un aumento della produttività e delle ore lavorate pro capite, dalle medie e grandi aziende rimangono a casa 1/3 degli operai. È la sconfitta storica del movimento operaio, con tutto quello che il movimento operaio aveva rappresentato in qualità di rete sociale nell'accoglienza di chi provava ad uscire dal manicomio. C'è quel bellissimo film di Silvano Agosti, Matti da slegare, in cui c'è l'episodio ambientato in fabbrica e si capisce benissimo la solidarietà di classe che rete sociale aveva assicurato all'inclusione di chi usciva dal manicomio. Non c'è più, esce sconfitta dalla marcia dei 40.000 e negli anni 80 non avrà più modo di risollevarsi. Negli anni 90, per fortuna, entra in scena un nuovo protagonista. Il problema fondamentale di questa nuova temperie storica, politica, culturale, che cercavo di rendervi così in modo puntinista, il problema fondamentale è che, per esempio, anche sul servizio sanitario, in tutto
il blocco occidentale, comincia a diventare dottrina l'aziendalismo. Il Servizio Sanitario Nazionale, che viene istituito nel 1978, viene riformato nel 1985, è una roba folle, 7 anni sono passati, e la riforma è in una prospettiva aziendale, perché ci sono troppi sperperi, perché gli anni 80 qua da noi non sono stati anni di compressione della spesa pubblica, sono stati anni in cui la spesa pubblica serviva per produrre del consenso, per spostare dei voti. Negli anni 90, dicevo, però interviene un nuovo soggetto, che è il terzo settore. Era imprevisto, non lo potevano prevedere i fautori della 180, non era contemplato. Ho letto un'intervista a Franco Rotelli in occasione del ventennale della legge, cioè nel 1998, non lo menziona minimamente. La 180 funziona solo in presenza di un welfare avanzato, finanziato e gestito pubblicamente. Dice così, è un'intervista di Out Out del 1998. Però questo terzo settore per noi fa problema, è qualcosa di interessante sul quale è chiaro che si concentrano le contraddizioni dell'epoca. Un filosofo francese che si chiama André Gorze è uno che per primo, per quanto ne so io, ha cominciato a ragionare su questa novità e dice, dal punto di vista, tenetele a mente, delle indicazioni che dava Franca Ongaro, una cosa molto interessante: la cooperazione e l'operosità sociale che tradizionalmente ha provveduto a fare determinate cose, pensate alla funzione di un bar in un paese, si sta ulteriormente comprimendo, sta ulteriormente uscendo di scena, perché cominciano ad esserci quelli pagati per farlo. Ecco la prima contraddizione che finisce in capo al terzo settore. Arrivano quelli che consentono alla comunità di continuare a disintegrarsi, a non farsi carico dei propri problemi, perché sono pagati per farlo. L'epoca è quella del passaggio tecnicamente dal fordismo al post-fordismo, cioè diventa il cuore della creazione del valore, diventa la cooperazione sociale, diventa quello che abbiamo imparato nella vita, quello che ci hanno insegnato gli altri, le cose che abbiamo, è quello che noi portiamo al lavoro tuttora. L'operaio fordista, nel momento esatto in cui entrava in fabbrica, il vissuto lo doveva lasciare fuori, perché doveva essere un performativissimo ingranaggio della macchina. Noi no, ci andiamo con tutta la nostra vita al lavoro. E questo andare con tutta la nostra vita al lavoro significa che con tutta la nostra vita c'è qualcuno che estrae del valore economico. Lo definiscono biocapitalismo, ma adesso non mi interessano le definizioni. Quello che mi interessa è che lì si inserisce il terzo settore, perché il terzo settore è principalmente fatto, soprattutto nella sua fase eroica, da qualcuno che portava la propria vita al servizio di cura e di relazione. Oggi, a mio modo di vedere, siamo ancora un po' qua. Ma ci siamo in modo al tempo stesso più drammatico e consapevole. Provo a spiegarmi. Dal punto di vista, ripeto, delle due indicazioni che andava Franca Ongaro, dal punto di vista della tenuta dei tessuti comunitari, guardate, proprio a pochi mesi di distanza dalla 180, vicino a Piazza Navona, bruciarono un somalo che dormiva nei cartoni, mi pare si chiamasse Ahmed Ami Jama, e siamo nel 79, e Panorama uscì con un titolo in prima pagina,
forse siamo anche razzisti? La risposta sarebbe arrivata 5 minuti dopo con il primo congresso nazionale della Liga Veneta, che nel 1979 anche lei. Ecco chi sono i coetanei della Basaglia. Nel 1983, a pochi anni di distanza, quando c'è l'eruzione dell'Etna, sulle autostrade venete cominciano a comparire le scritte Forza Etna. E le commenta Renato Guttuso su Repubblica, che allora fa l'indipendente del PC in Parlamento, e fa due considerazioni, una di ordine etico. Dice, io sono siciliano, ma di scritte Forza Terremoto e Forza Alluvioni in Sicilia non ne ho mai viste. Una di carattere politico, secondo me, profetico, illuminante. Dice, però mi rendo conto che a scrivere queste robe è una regione depressa. Sta cominciando una guerra tra disgraziati. Se non è quella l'incubazione del tempo in cui viviamo... La guerra tra disgraziati, se è per stata, è che non risale. Sì, diciamo che lì si radicalizzò. Cioè lì in qualche modo si palesò quello che oggi viene definita il conflitto orizzontale, la guerra tra i poveri. Ecco, dal punto di vista dei tessuti comunitari che secondo Franca Ongaro avrebbero rappresentato una delle due gambe della Basaglia, siamo messi così. Vorrei dire solo un appunto, prego. Un secondo attimo. Dunque, Manzoni ha detto... Lupo non mangia lupo, eh? E noi siamo in casa, cani, eh? Se i lupi sono buoni. Sono i cani che dovrebbero mangiare i lupi. Claudio, facciamo finire solo un attimo. Vabbè, solo no, dopo interviene, appunto. Finisco subito. C'è un'altra gamba, appunto, sulla quale sarebbe dovuta reggere la 180, che è il welfare. Allora, mentre Franca Ongaro scriveva queste cose, le persone rinchiuse in manicomio costavano allo Stato italiano 100.000 lire. Io ho provato con un baracchino che c'è anche sul sito del Sole 24 Ore a fare la conversione in base ai parametri Istat. Oggi sarebbero all'incirca 200-240 euro al giorno. La spesa per i cosiddetti utenti di psichiatria in Italia oggi è di 74 euro. Altro che welfare avanzato. Cioè, ogni singolo individuo è beneficiario di un investimento più che dimezzato. E caspita, se avevamo bisogno di un welfare ancora più potente, si è indebolito rispetto all'epoca dei manicomi. Ecco, io penso che però queste considerazioni così un po' crepuscolari abbiano a che fare con una sfida molto importante, che è quella di cominciare a ragionare sul modo in cui si posizionano gli operatori dentro queste contraddizioni. Perché la principale controparte di ogni compressione del welfare sono innanzitutto i lavoratori del settore, ma difficilmente prendono la parola. Io credo che non prendano la parola per una serie di motivi, lo dico così ad intuito, e chiedo scusa perché non sono del settore, appunto, ma che non prendano la parola per una serie di motivi. Uno, lo scioperante del settore della cura e della relazione la fa pagare innanzitutto alla persona o alle persone che deve seguire. Due, la controparte di quello scioperante è spesso la pubblica amministrazione, cioè si ritrova ad essere controparte e parte al tempo stesso il cosiddetto scioperante. Tre, più generica, la spoliticizzazione di qualsiasi professione. Secondo me invece sarebbe importante che quei lavoratori lì insieme a noi cominciassimo a ragionarlo fino in fondo, che siete, siamo, sono quelli che vengono pagati, quelli che vengono pagati per fare certe cose, consentendo alla comunità di continuare ad impischiarsene.
perché a quel punto, secondo me, l'operatore del settore diventa il principale custode, animatore, manutentore e sperimentatore del bene comune, cioè di quella comunità alla quale sta consentendo di continuare a far finta di niente. Troppo caldo, vabbè, ho finito.